Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me. Poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. Stretta la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 7, 10 gennaio 1907, numero 75. Trovandomi nel solito mio stato, quando appena è venuto il benedetto Gesù e mi ha detto: Figlia mia, è tanto l'attacco delle creature al proprio gusto che sono costretto a contenermi i miei doni. Perché invece di attaccarsi al donatore, s'attaccano ai miei doni, idolatrando i miei doni con offesa del donatore. Sicché se trovano il proprio gusto, fanno, cioè non fanno poiché soddisfano il proprio gusto, e se non c'è gusto non fanno niente. Sicché il proprio gusto forma una seconda vita nelle creature. Ma misere, non sanno che dove c'è il proprio gusto, difficilmente ci può essere il gusto divino, anche nelle stesse cose sante. Sicché, ricevendo i miei doni, grazie e i favori, l'anima non deve appropriarsene come cose sue, formandone un gusto proprio, ma tenerli come gusti divini, servendosene per amare maggiormente il Signore e pronta a sacrificarli allo stesso amore. Capitolo 76, 13 gennaio 1907. Continuando il solito mio stato, alla sfuggita ho visto il mio benedetto Gesù e mi ha detto: Figlia mia, quanto amo le anime. Senti,
La natura umana era corrotta, umiliata, senza speranza di gloria e di risorgimento. Ed io volli subire tutte le umiliazioni nella mia umanità. Specie volli essere spogliato, flagellato, ed a brandelli cadere le mie carni sotto i flagelli, quasi disfacendo la mia umanità, per rifare l'umanità delle creature e farla risorgere piena di vita, d'onore e di gloria alla vita eterna. Che potevo fare di più e non ho fatto? Capitolo 77, 20 gennaio 1907. Avendo letto due vite di sante, una che aspirava tanto al patire e l'altra tanto ad essere piccola, stavo pensando nel mio interno chi delle due fosse migliore per poterla imitare. E non sapendomi risolvere, mi sentivo come impicciata, e per poter essere libera e pensare solo ad amarlo, cioè ad amare Gesù, ho detto in me stessa: io non voglio aspirare a nient'altro che amarlo e adempiere perfettamente il suo santo volere. In questo mentre il Signore nel mio interno mi ha detto: ed io qui ti voglio nel mio volere. Fino a tanto che il granello di frumento non viene sepolto sottoterra e muore del tutto, non può risorgere a vita nuova e moltiplicarsi e dar vita ad altri granelli. Così l'anima, fino a tanto che non si seppellisce nella mia volontà, fino a morire del tutto, col disfare tutto il suo volere nel mio, non può risorgere a nuova vita divina, col risorgimento di tutte le virtù di Cristo che contengono la vera santità. Perciò la mia volontà sia il suggello che ti suggelli l'interno e l'esterno, e quando la mia volontà sarà risorta tutta in te, vi troverai il vero amore. Questa è la più elevata di tutte le altre santità a cui uno può aspirare. Bene. Paragrafi bene, brevi ma intensi, e assai importanti, specialmente il primo e il terzo, che andiamo ora, come sempre, a meditare insieme. Il primo, qui ci muoviamo sempre, dobbiamo sempre tenere presenti queste cose, altrimenti quando non sia chiara la rotta e la bussola diventa anche non semplice discernere i sentieri, no? Ecco, che portano verso un fine. Dobbiamo sempre ricordare che la santità, e qui ci muoviamo in questa meditazione in un ambito che non soltanto presuppone un'opzione per la santità, ma l'opzione per la santità delle santità, che è la vita nella divina volontà, quindi è la vita della Madonna, è la vita dei nostri progenitori prima del peccato originale, per cui non si può concepire e pensare ad una santità più grande, quindi il fine, l'obiettivo, che poi un conto è il fine, un conto è arrivarci, questo speriamo che il Signore ce lo conceda, però il fine è altissimo, e evidentemente per fini altissimi occorrono mezzi adeguati. Perché faccio questa premessa? Perché se uno esce da questo orizzonte e dice: vabbè, ma l'attaccamento al proprio gusto, mo posso manco trovare gusto in una cosa, dico, che sarà mai? Per carità, cioè, siamo certamente spesso e volentieri, come dire, nell'ambito di ciò che sarebbe moralmente lecito, no? Ecco, ma ciò che moralmente è lecito non sempre è conveniente, opportuno o meno che mai consigliato per chi voglia e abbracciare la santità, perché se la santità consistesse nel lecito non consisterebbe, come la Chiesa fa quando proclama la santità di una persona, nella verifica della
pratica delle virtù in grado eroico. Una persona che si ferma all'lecito, per carità, magari tutti ci si fermassero, insomma, senza mai deportare nel peccato, quindi fa una bella vita da cristiano fedele. È chiaro però che il santo va oltre, ecco, quindi questo dobbiamo sempre tenerlo presente. Tenerlo presente anche per fare il giusto e il corretto, il buon uso di queste indicazioni, che non devono cadere come un laccio, non devono cadere come una sorta di imposizione o di mi tocca fare per forza così, per carità, ecco. Detto questo però, una delle cose a cui bisogna fare estrema attenzione, questa è un'imperfezione radicata, profonda, 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 in tante anime, è il gusto proprio. Questo lo si vede anche nella vita cristiana comune, no? Il gusto proprio, per esempio, sta sotto quelle frasi che oggi si sentono dire: io vado a messa quando mi sento. Che significa quando mi sento? Significa quando mi va. E quando dice, vabbè, oggi vado a messa, magari mi trovo pure una bella messa, secondo il mio soggettivo e personale parametro di messa, e oggi ci vado. Poi, quando non mi va, non ci va. Ecco, questo è proprio il classico esempio grossolano del gusto proprio. Le anime un pochino più devote, quelle che magari il problema con la messa l'hanno già risolto, nel senso che a messa ci vanno almeno tutte le domeniche, e magari anche di più, con la preghiera. Ecco. Prego quando mi sento. Ah, no, no, oggi sto fatto il rosario, mi sento tanto arido, lasciamo perdere, lo facciamo un altro giorno che mi sento meglio. Oppure la meditazione. No, 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 oggi niente, non sento niente, mi sento freddo, oppure l'adorazione, oggi mi sento freddo. Sono tutte quante forme abbastanza grossolane, queste, di doni. Un dono potrebbe anche essere, per esempio, e qui andiamo un po' su più raffinato, una persona spiritualmente significativa, responsabile di un movimento, un direttore spirituale. Ci si può attaccare a questi? A voglia. Come ci si può attaccare ai doni, come dire, spirituali e personali, e quindi ai gusti? Ci si può attaccare ad altri tipi di doni, no? Capiamo, questo si potrebbe chiamare il principio dell'edonismo spirituale, cioè gli uomini grossolani, gli edonisti, cercano i piaceri, no? I piaceri bassi, i piaceri sensibili, i piaceri della gola, i piaceri della lussuria, i piaceri, non lo so, degli occhi, quindi i film, gli spettacoli, delle orecchie, quindi tutte quante le musiche, le cose, no? Ecco, le persone un po' più devote, che magari sono un po' tutto da dimostrare, insomma, lontane da queste forme più grossolane, cominciano a fare gli edonisti spirituali, cioè cerco il mio gusto non più nelle cose materiali ma quelle spirituali, ma tanto è la stessa cosa, cioè il principio sempre io, è quello che piace a me, il mi piace e non mi piace. Gesù dice: il proprio gusto forma una seconda vita nelle creature. Ma questo è proprio, cioè l'edonismo, cioè l'avere come punto di riferimento il proprio io, quindi il mi piace, è proprio è l'anticristianesimo. Cioè, nel secondo paragrafo Gesù spiega, dice, guarda, io avevo tanto amore e tanta cura per le anime che mi sono fatto fare a brandelli la carne. Quindi, cioè, quale gusto proprio c'è nel farsi fare a brandelli la carne? Nessuno, no? Quindi è proprio il movimento contrario rispetto alla carità, carità intesa come amore, quindi intesa come desiderio di fare ciò che piace all'amato, non ciò che piace a me. Cioè, guardate questo discorso, perché poi Gesù, nella sua profondità, se uno scava e guarda bene le sue parole, pensiamo a una vita di coppia, una vita di un matrimonio. Se uno comincia che voglio fare quello che mi piace a me, quell'altro vuole fare quello che piace a lui, stiamo a litigare tutto il giorno. Ma qual è l'amore autentico? L'amore autentico è, se tu ami, fai quello che piace
al tuo lui o alla tua lei, non solo lo fai senza farlo pesare, senza farglielo notare, senza rinfacciarglielo, senza dire: ah, oggi ho fatto contento, però domani, d'accordo, cioè, quindi oggi sono rimasta con te a vedere la partita, però domani mi porti a teatro a vedere Pirandello, per dire, no, sciocchezza, insomma, no, cioè lo si fa e basta. Perché? Per il gusto di vedere contento chi ti sta vicino, quello è l'amore, cioè la carità si diletta della gioia altrui e la considera come se fosse la propria. Cioè, io soffro, ma tu stai bene e sto bene pure io. Questa è la vita divina, d'accordo? Allora che succede? Perché il Signore ci fa tanti doni, tante cose belle? Perché noi lo amiamo di più a Lui, non che ci attacchiamo alle cose che ci dona. Cioè, se io faccio un po' di preghiera profonda e ricevo delle grandissime consolazioni, grosse pure, d'accordo? O anche più che consolazioni, adesso non affrontiamo questo argomento, non è che se il giorno dopo le consolazioni non le ricevo più, il giorno seguente, il giorno dopo non vado più perché dico: ah, che brutta preghiera che ho fatto ieri, niente cose, quindi oggi non la faccio, tanto fa niente. Perché le esperienze che ti fa vivere il Signore te le fa vivere perché tu lo ami di più, d'accordo? Quando vuole, come vuole, quanto vuole. Se ti dà come dono una persona significativa, non è perché tu ti attacchi alla persona, ma è perché tu usi, come dire, trae beneficio dai doni che il Signore ha fatto a sua volta a questa persona per il bene altrui. Perché cosa? Per diventare più santo e per amare di più Gesù, non per attaccarti idolatricamente alla persona. Allora, questi sono meccanismi molto, molto, molto sottili e molto, molto delicati, no? Ci può essere il gusto divino anche nelle cose sante, come? D'accordo? Io vado alla messa più bella che mi piace di più. Allora, non è proibito, d'accordo? Se, come dire, si conoscesse, non lo so, nei paraggi, qualche situazione, qualche luogo dove magari si celebra la messa con, non lo so, con devozione, con rispetto, con amore, con tutta una serie di cose che a me aiutano, e quindi ho il desiderio e ci vado, però un conto è questo qui, un conto è cioè fatto in maniera, come dire, equilibrata, sporadica, quindi però come dire, cambiare totalmente parrocchia solo perché c'è stata la messa che mi piace di più, sapendo che poi dentro quella parrocchia non ci sarà eternamente chi ti dice la messa come ti piace a te, che giova. E lo stessa cosa vale per il discorso contrario, d'accordo? Arriva il parroco che non mi piace le cose che fa, non mi piace come fa la messa, non mi piace come fa le cose sue, e me ne vado. Questo è proprio, cioè. Allora, che cosa denota? Gesù vuole che noi ci attacchiamo alla messa, ma neanche, cioè, tra l'altro, che ci attacchiamo alla messa in quanto rinnovazione del sacrificio, insomma, la Santa Comunione, cioè, ripeto, noi dobbiamo avere cura della nostra anima, per cui se qualche cosa nutre e mi dà alimento, non è male ricorrervi, è sempre il controllo che poi noi dobbiamo vedere, perché se questo diventa poi un assoluto, c'è qualcosa che non va, perché uno possa avere una dilezione, una preferenza per nobili motivi, va bene, ma che questo condiziona la vita al punto che se non posso raggiungere la nobile la preferenza non ci vado per niente, questo è un problema, questo qui, e assicuro che cose di questo genere possono succedere in un senso o in un altro. Cioè, ecco, quindi questo gusto, questo edonismo spirituale, bisogna farsene, bisogna stare molto attenti. E ci vuole un distacco grandissimo anche dai doni che il Signore ci ha donato. Oggi ci fa questa grazia, domani non ce la fa più, fa niente, si vede che non serviva più. Ma ha donato questa persona significativa, va via, fa niente, ecco, il Signore provvederà in un altro modo, cioè, come
Questa maturazione interiore è fondamentale nella vita, nella divina volontà, assolutamente, ma anche in una maturazione cristiana, per certi aspetti anche umana, della persona. Noi non possiamo e non dobbiamo attaccarci a niente, a nessuno, se non a Gesù solo. Lì non c'è nessun pericolo. Non c'è neanche pericolo di attaccarsi alla Madonna, perché l'attacco alla Madonna produce ipso facto, in virtù del fatto stesso, si direbbe in termini giuridici, l'attaccamento a Gesù, perché la Madonna esiste per questo, no? Ecco, un esempio, ecco, di antigusto, quindi capite che qui proprio col discorso del gusto andiamo a finire nell'ambito dell'anticristo, perché Cristo è il gusto proprio negato in tutto, no? Dice quanto amo le anime e come si è fatto capire? Si è fatto capire che dovevo rifarlo l'uomo che era massacrato e io mi sono fatto spogliare, flagellare e vedere cadere a brandelli le mie carni sotto i flagelli, non per scherzo, cioè una scena da contemplare, cioè. Come sarà fatto un brandello di carne staccata dai colpi dei flagelli che cade per terra? Cioè Gesù l'ha viste queste cose qui ed erano le carni sue. Quindi insomma, e a questo noi dobbiamo pensarci, quindi altro che gusto proprio, no? Ecco, poi c'è un altro ultimo spunto di meditazione. Qui io mi azzardo, cioè, a fare un find out, dicono gli inglesi. Chi sono queste due sante? Una che aspirava tanto al patire e l'altra ad essere piccola. Che aspirava tanto al patire potrebbe essere una Santa Margherita Maria Alacoque o una Santa Veronica Giuliani, insomma, che sono due campionesse, insomma, della penitenza. L'altra ad essere piccola, chiaramente penso che non solo a me, ma a chiunque ascolta, viene subito in mente Santa Teresa di Gesù Bambino, no? Dice. E lui si dice, allora che faccio? Devo ammazzarmi le penitenze? O devo semplicemente scomparire, fare il giocattolo di Gesù bambino, insomma, e mettermi in questa dimensione. Dice, non so decidere. A un certo punto, ecco, no, ecco, non so decidere, dice, senti, io voglio soltanto amare Gesù e adempiere il suo santo volere. Ecco, ottima idea. Profondissima questa frase, perché è profondissima? Ecco. Perché il discorso è molto semplice. Gesù vuole da tutti che si facciano penitenze come Santa Veronica Giuliani? La risposta è no. Ma Gesù voleva che Santa Veronica Giuliani facesse quello che ha fatto? Se uno legge il suo diario, la risposta è sì. Se Santa Veronica Giuliani non l'avesse fatto, avrebbe fatto la volontà di Dio? No. Ma se quelle stesse identiche cose le fa un'anima a cui Gesù non le chiede, fa la volontà di Dio? No. E qual è la cosa più importante? Fare quelle cose o fare la volontà di Dio? Domanda retorica. La seconda, ovviamente. Ora, a Santa Teresa di Gesù bambino, come lei stessa racconta, Dio non gliele chiese tutte quante quelle grosse austerità che hanno vissuto altri santi, le hanno vissute gli altri santi, ok? Non dobbiamo farcene un mistero, noi dobbiamo ignorarli, le hanno vissute. E non dobbiamo dire che sono cose non necessarie o cose di altri tempi o che quelli erano mezzi matti perché hanno esagerato. Guai a chi dice una cosa di questo genere qui, d'accordo? Ci vuole sempre un profondo rispetto e un prendere atto di quello che Gesù fa, di quello che vuole, di quello che chiede alle anime, di come le conduce in una maniera sempre differente e sempre nuova. Ma attenzione, se Santa Teresa di Gesù bambino avesse fatto grosse penitenze, grosse austerità, grosse discipline, non sarebbe diventata Santa Teresa di Gesù bambino. Perché da lei, in quel momento, Gesù non le chiedeva, non, anzi, non gliel'ha proprio chieste. È morta a 24 anni, certamente ha fatto vita da carmelitana, insomma, poi vita da carmelitana a cavallo, cioè verso la fine del 1800, comunque era una vita molto austera, però le grandissime austerità di queste grandi santi non le sono state chieste.
Questo perché il problema è molto semplice. E questa è un'altra grossa tentazione in cui cadono anche le persone devote che vogliono diventare, tendere alla santità. Se non ci mettiamo in testa una cosa, ce la dobbiamo mettere bene in testa, che quello che conta è fare quello che Dio, attimo per attimo, momento per momento, vuole da me. Potrebbe chiederti Dio per un certo periodo di fare penitenza e anche penitenza consistente, ovviamente attenzione sempre all'equilibrio, alla discrezione, chiedere consiglio quando si pensa di essere coinvolti in queste cose. Possibilissimo, certo, possibile, ma devi verificare che Dio te lo chieda veramente. E così potrebbe succedere che anche se tu magari hai fatto, se sei una persona abbastanza, per un certo periodo il nostro Signore ti mette in stand-by e dice no, non le voglio. Possibilissimo. E la cosa fondamentale è che, quale che sia la volontà di Dio, la si faccia e la si faccia volentieri, senza battere ciglio, perché anche qui ci si attacca e tanto anche alle cose spirituali. Ci si può attaccare al digiuno, ci si può attaccare alle penitenze, ci si può attaccare, che ne so, a certe forme particolari di preghiera, no? Cioè, il discorso della divina volontà è un discorso serio. Dice, fino a tanto che l'anima non si seppellisce nella mia volontà, fino a morire del tutto col disfare tutto il suo volere nel mio. Tu non devi, cioè, capito? La tua volontà deve essere zero. Questo non vuol dire che uno vive come un automa, d'accordo? Come, cioè, che dice, adesso che faccio? Lo vuole Gesù, non lo vuole? Cioè, non si tratta di ovviamente, cioè, io ogni tanto specifico perché è meglio specificare un po' di più e magari, insomma, dire anche l'ovvio piuttosto che specificare un po' di meno e poi vedere atteggiamenti del tutto, insomma, bislacchi e completamente fuorvianti che derivano certamente da una non comprensione. Non è che uno che vuole sta favonte e dice adesso che faccio? Devo uscire a comprare il giornale, ma sarà volontà di Gesù oppure no? Cioè, si diventa poi, ecco, d'accordo, la divina volontà serve a portare alla santità. La santità presuppone personalità sanate ed equilibrate, d'accordo? Quindi non che sono fuori di testa, insomma, mi si perdoni l'espressione, no? Però certamente anche questo qua, cioè, se io voglio uscire a comprare il giornale, d'accordo? E non lo so, mia madre che stava bene mi dice: senti, c'ho bisogno del tuo aiuto, e magari mi devo stare appresso 2 ore e chiude l'edicola. Per esempio, anche in una cosa così sciocca, dice, vedi, il nostro Signore ha voluto che sacrificassi il desiderio di comprare il giornale a sta appresso a mia madre che sta male. Ma c'è un modo sano per fare queste cose qui. È chiaro che se non succede niente, voglio cappiare il giornale, ci vado a prendere il giornale. Se non succede niente, non sarà la fine del mondo, no? Ecco. Quindi, però il principio è questo, noi dobbiamo fare attenzione. Io faccio sempre un esempio, no? L'ho fatto altre volte in altre meditazioni, magari così concludiamo. Cioè, lo riporta Sant'Alfonso, l'ho raccontato tante volte, insomma, però è molto edificante. Persona devota di sua conoscenza, che andava a messa tutti i giorni, faceva un sacco delle elemosine, aiutava i poveri, faceva tutto il bene possibile immaginabile. Un bel giorno il nostro Signore lo prende, lo stronca, lo mette a letto con una bella malattia, dove non si poteva muovere dal letto. Apre e dice, è successo il finimondo. Ah, ma adesso non posso più andare a messa, adesso non posso più fare la comunione, adesso non posso più fare l'elemosina, adesso c'ho i miei poverelli che mi stanno aspettando e chi ci pensa allora? Fermate, fermate. Ma non posso andare a messa, oh, ma ti rendi conto, padre, non posso fare la comunione, non posso andare a messa, la messa è la cosa più grande e più importante che esiste, tutto vero. Ma anche la messa, che è la cosa più grande e più importante che esiste, e questo dobbiamo ricordarlo senza certamente disprezzarlo, è un mezzo, non è il fine, perché il fine è Gesù ed è la sua volontà. Perché Sant'Alfonso gli risponde, dice, bene, fino ad oggi tu sei andato a messa a vedere la celebrazione della Santa Messa, adesso il Signore ti chiede di viverla la Messa. La Messa che cos'è?
Era l'innovazione sacramentale del sacrificio della croce. Sì. A che serve? A conformarti a Cristo crocifisso, a questo serve la comunione, d'accordo? Non ad altro. Adesso mettilo in pratica. La messa che tu celebri nel letto, vale molto più di quella a cui avresti potuto partecipare, perché adesso il Signore non te lo chiede e quindi non te lo concede. Quindi queste dinamiche noi dobbiamo capirle bene. Perché poi si gioca l'interiorità, non è che possiamo avere la balia, dobbiamo crescere, dobbiamo imparare a fare questi discernimenti e, se vogliamo, a adeguarci al cammino che ci prospetta il Signore, giorno per giorno, ora per ora, attimo per attimo. È questo stato di abbandono, ma ecco perché questa è la santità delle santità, perché questo, cioè. Dice, ma i religiosi si privano della loro libertà col voto d'obbedienza e quasi non obbediscono. Sì, ma il voto d'obbedienza non è che il superiore gli sta col fiato sul collo secondo per secondo, d'accordo? Invece qui, senza aver fatto voti d'obbedienza, quindi questo è il regno della libertà assoluta, d'accordo? Quindi io, istante per istante, sono libero di muovermi in un modo o in un altro, non mi forza nessuno. Però, se faccio questa scelta, entro in un orizzonte, piano piano, di spoliazione totale della natura. Non è che, vado l'obbedienza di pulire il refettorio, mo pulisco il refettorio e poi ho finito l'obbedienza e la giornata va avanti come d'anna. E no, no, a morire del tutto col disfare tutto il suo volere nel mio. E questa è la felicità, questa è la strada della felicità, perché la Madonna questo ha fatto, in maniera perfetta, continua e ininterrotta. Molto difficile raggiungere, insomma, la perfezione, molto difficile, è un eufemismo, insomma, no? Di Maria Santissima. Però questo è l'orizzonte, questa è la vita. Quindi niente gusti propri e soprattutto niente volontà proprie. Ottimo, Santa Vergine Maria, tu aiutaci ad aprire gli occhi bene, a fare sempre un buon lavoro di introspezione, a smascherare, ecco, quelle cose dove si annidano i nostri gusti personali o la nostra volontà anche sotto parvenze di cose belle, spirituali, sante, eccetera. E aiutaci in questo senso a abbracciare una vita il più simile possibile a quella che tu hai vissuto, che è distante da queste cose, e che ci porta, come diceva Gesù, alla più elevata e maggiore di tutte le altre santità a cui uno può aspirare. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.